Noi ti vediamo benissimo. Sara, a questo punto direi che possiamo iniziare. Sì. Aspetta, vabbè che sono in... Saro, a te la Sì. parola. Ah, posso partire. Pensavo ci fosse la pre-introduzione di Morbelli Senior. Bene, allora, buonasera a tutti. Oggi parleremo di Piero Gobetti, che è una delle figure più importanti della cultura politica italiana del Novecento. Personaggio, peraltro, anche molto affascinante, giornalista, scrittore, saggista, editore. E animatore culturale in un periodo particolarmente tragico della nostra storia nazionale, Gobetti è assertore di un liberalismo anomalo, di un liberalismo militante, in un certo senso poco teorico, dottrinale, che è stato riletto criticamente nel corso degli anni da alcuni esegeti spesso ingenerosi che non hanno considerato o hanno considerato poco un fatto fondamentale, cioè la morte prematura di Gobetti. Gobetti è morto a 25 anni e quindi non ha avuto la possibilità anche di sviluppare e di maturare un pensiero politico più compiuto. E di Gobetti rimangono tante cose oggi. E che dovrebbero spingere anche molti a leggerlo o a rileggerlo se non l'hanno ancora fatto. È una cosa che rimane, il messaggio fondamentale, e quello di cui immagino che Franco Chiarenza parlerà adesso, dopo la mia breve introduzione, è l'analisi, in molti casi impietosa, di alcune caratteristiche della società italiana, cioè la mancanza di autonomia, la arretratezza della borghesia italiana, l'assenza anche di una forte e matura opinione pubblica. E l'autobiografia della nazione, che è il titolo che abbiamo dato a questa lezione di oggi, è per Gobetti il fascismo, cioè il fascismo è lo sbocco naturale che a un certo momento dello sviluppo storico italiano si ha di alcune tare storiche del paese. Questa è un'interpretazione che poi sarà fatta propria nell'immediato dopoguerra dal Partito d'Azione, un partito di cui sicuramente avrete sentito parlare, di scarse fortune elettorali, anche poi a un certo punto per la rottura tra l'ala liberal-democratica e l'ala socialista. E però che ha avuto un'importante influenza culturale anche dopo la sua dissoluzione. E di Gobetti si può dire ovviamente che non va idealizzato, come non va idealizzato nessun autore, che ci sono parti del suo pensiero che oggi naturalmente appaiono superate o frutto di errori di valutazione, ma sempre considerando che bisogna calare gli autori nel contesto storico. E quindi non, diciamo così, abusare di quella comoda scorciatoia che è il senno di poi. Parleremo di tutto questo con Franco Chiarenza, che voi avete già conosciuto, almeno chi di voi ha assistito alla prima lezione, all'inaugurazione con il professor Natalino Irti, perché in quel caso Franco Chiarenza e Beppe Facchetti hanno rivolto al professor Irti delle domande, in questo caso invece sarete voi alla fine della lezione a rivolgerle al professor Chiarenza, il quale è stato a lungo un giornalista della RAI, ha insegnato alla LUIS e alla Sapienza storia della comunicazione e anche all'Università di Malta etica della comunicazione. Cura un blog da alcuni anni che si chiama Il Liberale Qualunque e anche Franco Chiarenza con molta autoironia si definisce spesso un liberale qualunque, e
Però per noi che gli siamo amici è una persona assolutamente non qualunque. E io con questo gli lascio la parola. Grazie Saro. È sempre un po' difficile parlare dopo un'introduzione di Saro Freni, perché in poche parole, in pochi concetti, Saro riesce a dire tutte le cose essenziali che vanno dette sul tema di cui bisogna discutere. Ecco, io innanzitutto mi sentite bene? Ci sono problemi tecnici? Ormai mi sento benissimo e quindi credo, spieghiamolo pure agli altri. Siamo in 74 e credo che tutti quanti possiamo sentire la sì. Allora proseguo. Perché con questi collegamenti non si sa mai, alle volte uno parla, scopre poi che non è stato sentito per qualche inconveniente. Allora io partirei proprio da un punto che Saro ha già toccato nella sua breve presentazione, la contestualizzazione, cioè il periodo in cui vive Gobetti. Abbiamo già sentito che la vita di Gobetti è molto breve, muore a 25 anni, sicuramente anche per le conseguenze di un'aggressione che aveva subito negli anni precedenti da parte delle squadre fasciste, e quindi il periodo della sua elaborazione culturale è molto limitato. Per quanto Gobetti fosse un personaggio di straordinaria intelligenza, come riconobbero tutti quelli che lo hanno conosciuto e che lo hanno accompagnato nella sua crescita culturale, però 7-8 anni, quanti sono quelli nei quali effettivamente lui ha elaborato il suo pensiero, sono pochi. Possiamo dire che il liberalismo di Gobetti è una grande incompiuta. Non sapremo mai come si sarebbe sviluppato poi il pensiero di Gobetti e l'azione di Gobetti, perché poi, come vedremo un po' più avanti, Gobetti è stato anche un uomo d'azione oltre che un uomo di idee, e come si sarebbe sviluppato negli anni successivi. Quello che noi possiamo dire è che nel corso di quei pochi anni in cui Gobetti ha vissuto e ha elaborato il suo pensiero, sono avvenuti due fatti fondamentali nella storia d'Italia e nella storia dell'Europa: la Prima Guerra Mondiale e l'avvento del fascismo. La Prima Guerra Mondiale coinvolge in pieno Gobetti, nel senso che Gobetti è un giovane, se mi si consente il termine, giovanilista, cioè è convinto che bisogna ridare un nuovo slancio al paese, un paese che la classe dirigente liberale aveva impantanato in una prassi di governo che era per molti aspetti discutibile. Gobetti sposa in questo periodo quella che è la critica di Salvemini alla classe dirigente liberale del paese. E come Salvemini è un interventista, cioè lui ritiene che l'Italia debba entrare in guerra perché, ecco, per la tensione morale che questo comporta, entrare in guerra insieme alle grandi democrazie europee, costruire l'identità nazionale, insomma è quello che gli storici definiscono interventismo democratico,
cioè quella parte di movimento interventista che giustifica l'entrata in guerra dell'Italia con le ragioni della democrazia. Va distinto, perché naturalmente ci furono altri tipi di interventismo molto meno ispirati da una concezione democratica, che sono poi quelli che hanno poi prevalso, perché non dobbiamo dimenticare che le radici del consenso del fascismo stanno anche nell'interventismo, che poi ha provocato il reducismo e quindi tutto quello che è avvenuto immediatamente dopo la prima guerra mondiale. Quindi questo è importante. È un radicale il Gobetti giovane, radicale come si può essere a 18 anni, e quindi un appassionato. Sicuramente condivide la critica, la dura critica che fa Salvemini di Giolitti, del giolittismo, e quindi di un metodo di governo che noi oggi valutiamo in maniera molto diversa, perché ci rendiamo conto di quanto sia stato importante invece, con tutti i compromessi dal caso, ma quanto sia stato importante per lo sviluppo di quel po' di Italia liberale che si è riusciti a costruire prima della prima guerra mondiale. E per questo noi, o perlomeno la maggior parte dei liberali, oggi dà un giudizio un po' diverso del neutralismo che sosteneva Giolitti in contrapposizione agli interventisti. Ma Gobetti no, Gobetti faceva proprio parte di quella parte di pensiero liberale, radicale, in qualche modo anche un po' estremistico, che appunto si richiama al nome di Gaetano Salvemini, ma non soltanto al suo, e a tutto un gruppo di intellettuali che sostennero la necessità di entrare nella prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale, come noi sappiamo, modifica radicalmente gli equilibri politici, non soltanto all'interno del nostro paese, ma anche all'esterno, perché durante la prima guerra mondiale avviene un altro avvenimento fondamentale, che è la rivoluzione bolscevica. Questo è un punto molto delicato, perché vedete, da quando io ho i calzoni corti, in casa liberale si discute, ci si divide, si litiga, si litigava, no? oggi non sarebbe più il caso, se Gobetti fosse un vero liberale oppure no. E c'erano delle divisioni molto nette. Noi giovani liberali degli anni 50 eravamo tutti gobettiani. Pensavamo che Gobetti, con la sua sensibilità alla questione sociale, di cui adesso vedremo meglio, fosse un vero liberale, anzi rappresentasse quella che doveva essere l'evoluzione del partito liberale dopo la guerra. Ma non tutti i liberali la pensavano così, anzi moltissimi del Partito Liberale ritenevano e dicevano che Gobetti in realtà non era un liberale, anche se la sua più importante pubblicazione, per la quale è noto, si chiama Rivoluzione Liberale, in realtà Gobetti fosse, non dico un comunista, però un paracomunista, un socialista, tutt'altro che liberale. Io devo dire subito che a questo quesito, se Gobetti fosse un vero liberale oppure no, si deve dare una risposta netta. Gobetti era un liberale, forse anomalo, come dice Saro Freni poco fa, ma era un vero liberale che aveva capito e aveva intuito certe cose che i massimi pensatori del liberalismo in quel momento non avevano capito. Come si giustifica il fatto che in effetti Gobetti vedesse con simpatia la rivoluzione bolscevica in Russia e avesse dei rapporti anche molto stretti con i comunisti
torinesi. Lobetti, il torinese, opera a Torino e quindi in un contesto particolare, perché a Torino c'erano le prime grandi industrie italiane e quindi c'era una classe operaia molto strutturata, molto forte, con un sindacato molto combattivo. Questo è il punto centrale. Ha accennato Freni alla critica fortissima che Gobetti fa della incapacità della borghesia e della classe media di realizzare in Italia un Stato veramente liberale, veramente in grado di portare il nostro paese a quei livelli che lui molto ammirava degli altri paesi europei occidentali. E non a caso Gobetti è uno studioso del Risorgimento, approfondisce molto la storia del Risorgimento e in qualche modo la legge attraverso delle lenti che non sono quelle della tradizione risorgimentale classica, agiografica. Lui vede nel Risorgimento una grande rivoluzione incompiuta. Lui non nega che il Risorgimento sia stato fondamentale per l'Italia, non è un antirisorgimentale, ma vede nel Risorgimento qualcosa che si è fermato a metà. Il compito della classe liberale doveva essere quello di fare avvicinare le masse ai principi del liberalismo, alla capacità di condividere, di comprendere l'azione di governo, senza di che non c'è governo liberale, c'è solo un autoritarismo più o meno mascherato, e che quindi questa grande rivoluzione storica si era fermata a metà, non era arrivata a compiersi. E aggiungeva Gobetti, questa è un'analisi ovviamente che non era solo di Gobetti, è un'analisi che deve molto, anche il primo Einaudi per esempio, Einaudi conobbe molto bene Gobetti, a Torino ebbero degli stretti rapporti nell'Università di Torino, vedremo come anche per esempio un'altra cosa che viene rimproverata a Gobetti non ha fondamento. Gobetti non era un collettivista, era dal punto di vista liberale addirittura quasi un liberista, soltanto che lui creava un problema di classe dirigente, di classe che fosse in grado di svolgere quel compito che la borghesia italiana, soprattutto nell'ultimo periodo, prima della guerra, non era stata in grado di svolgere. Il suo giudizio sulla borghesia è impietoso. Lui dice che la borghesia italiana purtroppo era una borghesia assolutamente, se non trovo il termine esatto per lui, ha usato una borghesia parassitaria, ecco, una borghesia parassitaria. Parassitaria anche perché non aveva quella capacità di iniziativa autonoma. Diceva la borghesia italiana dipende dallo Stato in grande misura e quindi finisce per essere statalista, non liberale, incapace di produrre quei meccanismi di sviluppo che invece borghesie di altri paesi industrializzati dell'Occidente sono stati in grado di compiere. Anche qui noi vediamo delle radici molto precise,
Ovviamente c'è una valutazione molto critica di quello che è stata la mancata rivoluzione protestante nel nostro, la mancata riforma protestante nel nostro paese. Il nostro è un paese cattolico che si porta dietro appunto la incapacità di avere, di assumersi la responsabilità delle proprie azioni davanti a se stessi, davanti alla propria coscienza, davanti alle proprie convinzioni. Ecco, allora voi capite che questa concezione critica del passato lo porta al punto successivo. Se la borghesia non è la borghesia come l'abbiamo ereditata, non è in grado di svolgere la funzione che la storia gli avrebbe assegnato, è che i primi del Risorgimento avevano pensato. E allora a chi dobbiamo rivolgerci? E qui è il punto originale dell'analisi di Gobetti ed è la ragione per la quale è stato in qualche modo accomunato anche al pensiero comunista dell'epoca, perché qui parliamo di Gramsci, con cui lui ha avuto molti rapporti, perché ci sono alcuni punti in comune. Qual è il punto in comune? Il punto in comune però è di partenza, ma non di arrivo. Gobetti dice che è la classe operaia, l'unica classe strutturata della società che può assumersi quel compito di classe dirigente, di promozione del paese, che la classe borghese non è stata in grado di svolgere, che anzi ha fondamentalmente tradito. Perché la classe operaia? E qui il contesto torinese è importante, perché Gobetti aveva soprattutto in mente la realtà di Torino, che non era la realtà di tutto il resto del paese. La classe operaia strutturata e organizzata è quella parte del proletariato che più è a contatto con la borghesia produttiva, cioè con quella parte della borghesia che produce, che ha le idee, che crea lavoro, che crea possibilità di ricchezza, e quindi è quella parte più adatta ad ereditarne l'aspetto positivo, per poi tradurlo in una propria capacità di classe dirigente. In sostanza, Gobetti pensava che il nuovo liberalismo, la classe operaia, fosse la classe destinata ad essere la nuova dirigenza liberale del paese, però liberale, non collettivistica. Dove c'è il suo punto di rottura con Gramsci, c'è il suo punto di rottura con i comunisti, è proprio questo. Gobetti non era un collettivista, vedeva la possibilità di utilizzare la classe operaia e nella sua capacità di organizzazione come un fatto che doveva sboccare in una realtà sociale assolutamente liberale. E in questo ci sono anche dei punti di contatto con Einaudi, perché anche Einaudi, in alcuni suoi momenti della sua lunga storia, in cui lui è stato protagonista in questo paese, sostiene praticamente la stessa tesi, cioè che il liberalismo si salva se è un liberalismo che ha una capacità di espansione in tutte le classi sociali, facendo emergere ciò che di meglio ogni classe sociale può fare emergere. Quindi dietro questa accusa di filocomunismo e di sinistrismo e comunque di non essere liberale a Gobetti c'è un equivoco, perché invece Gobetti era un liberale addirittura estremo,
riteneva che non si potesse creare uno Stato liberale se tutti, o perlomeno la grande maggioranza della popolazione, non fosse in grado di capire, di comprendere, di conoscere i problemi, di farli suoi e su questi di compiere le proprie scelte. Questo è un discorso molto attuale. Non a caso, tra le cose che più interessano Gobetti e su cui lui attira l'attenzione, c'è la scuola. Perché Gobetti capisce benissimo che il problema non si può risolvere in una generazione e che quindi la scuola diventa un punto focale per la creazione della nuova dirigenza, della nuova classe dirigente che si dovrebbe creare. E l'attenzione per la scuola c'è in numerosi scritti di Gobetti ed è uno dei punti, quello della scolarizzazione di massa e quindi dell'accesso, con cui per esempio lui coincide perfettamente col pensiero di Luigi Einaudi. Anche Einaudi pensava esattamente la stessa cosa, che se si vuole creare uno Stato liberale non si può prescindere dall'allargamento della capacità di conoscenza e di visione delle cose al maggior numero di persone possibili. Il primo periodo di Gobetti è un periodo in cui Gobetti studia molto, si guarda intorno, studia come può studiare un uomo d'azione, non si chiude in isolamento, studia avendo una infinità di relazioni che lo arricchiscono. Il suo rapporto con la rivoluzione russa del 17 è un rapporto che coinvolge molti intellettuali liberali dell'epoca. La rivoluzione è vista con interesse e con curiosità. È ancora il periodo in cui si pensa a una rivoluzione libertaria. Siamo ancora lontani dalla degenerazione della rivoluzione con il totalitarismo che arriva sostanzialmente dopo la morte di Lenin. Non perché Lenin fosse un democratico, non voglio dire questo, ma fino a quando i primi anni di Lenin sono ancora stati quelli di una rivoluzione piena di spontaneità, di diciamo così, appunto con degli aspetti libertari molto accentuati. Poi la rivoluzione russa ha preso una certa strada che è quella del totalitarismo e quindi lì siamo in una fase che poi Gobetti in realtà non ha vissuto o quantomeno l'ha appena sfiorata e su cui quindi non possiamo sapere come avrebbe reagito. O meglio, è facile prevederlo per quello che poi lui ha sempre detto e scritto. Ne avrebbe preso decisamente le distanze, anche perché, ripeto, lui non era un collettivista e contro il collettivismo lui prende più volte posizione e quindi ovviamente poi lo sviluppo di quella della società sovietica non lo avrebbe visto assolutamente concorde. Ma c'è un momento iniziale della rivoluzione russa che è un momento di liberazione, il momento in cui si rovescia lo zar, il momento in cui la Russia tenta attraverso appunto una rivoluzione ancora liberale come era quella di Kerensky di entrare nella società moderna e di entrare nel mondo occidentale. Per quello che sta succedendo oggi è straordinaria come certe cose siano ancora attuali. Ancora oggi la Russia, ma questa è una parentesi mia personale, non c'entra nulla con Gobetti, ma ancora oggi la Russia, secondo me, sta combattendo anche al suo interno la grande battaglia se entrare a fare parte dell'Europa moderna e oppure essere risucchiata verso
l'autoritarismo l'autoritarismo di marca orientale, perché la Russia ha questo problema dai tempi di Pietro il Grande in poi. Bene, questo è il quadro nel quale noi dobbiamo porre la personalità di Gobetti. Ho detto Gobetti studia molto perché incontra le personalità più svariate. Abbiamo detto dei suoi rapporti strettissimi con Salvemini, che gli offre addirittura la direzione dell'Unità, che era il giornale di Salvemini, che lui rifiuta, e la rifiuta proprio perché ancora non se la sente di prendere una posizione netta in questo periodo turbolento che è quello che segue la Prima Guerra Mondiale. Ma ci sono altri rapporti con Prezzolini, col quale condivide l'interventismo nella guerra, poi se ne divide. Prezzolini diventa, quando arriverà il fascismo, un intellettuale che si pone in una posizione ambigua, di attesa, di sostanziale, non dico adesione, ma quantomeno sostanziale passività. Vedremo invece che Gobetti nei confronti del fascismo ha una posizione immediatamente intransigente. Altri intellettuali col quale lui entra in contatto, abbiamo detto di Einaudi, Gramsci, Giustino Fortunato, col quale lui ha dei rapporti molto stretti e al quale poi indirizzerà una lettera da Parigi in esilio, che poi io ricorderò perché lì viene fuori anche quanto fosse invece convinto il liberalismo di Gobetti, e come Gobetti si prefigurasse un futuro di apostolo del liberalismo, in un momento in cui il liberalismo era tutt'altro che di moda. Quindi Gobetti è un grande intellettuale nel quale si pone alcuni problemi e cerca di risolverli attraverso la pubblicistica. Allora non c'erano molti altri strumenti. Tenta anche alcuni momenti di creare o di aderire a dei movimenti che grosso modo in termini moderni noi potremmo dire di tipo azionista, come ha detto giustamente Sarofreni all'inizio. Cioè c'è questa idea di un liberalismo molto attento alla questione sociale, perché ritiene che la soluzione della questione sociale è pregiudiziale per creare una società liberale. Una società liberale è una società di uomini liberi, ma non si può essere liberi e liberi di scegliere se non si conosce, se non si hanno le cognizioni giuste, se non si hanno gli strumenti per esercitare la propria libertà. E quando le condizioni economiche e sociali sono molto sono deprimenti, non rendono sicura l'esistenza, è anche difficile poter esercitare in pieno la propria libertà. È un vecchio problema: chi muore di fame non si pone il problema della sua libertà, si pone il problema di procurarsi un panino e farà quello che vorrà chi gli dà un panino. Per esercitare la propria libertà, il più delle volte perlomeno, se bisogna intanto avere assicurato quello che è quantomeno il minimo di vita e la possibilità di passare dai bisogni primari a dei bisogni più articolati. Quindi Gobetti individua questo punto come un punto focale, essenziale, senza il quale non si ha la possibilità di uno stato liberale.
L'altro punto fondamentale è l'antifascismo. Gobetti incrocia sulla sua strada, proprio nel momento della sua maturazione, proprio nel momento in cui dopo la Prima Guerra Mondiale anche il liberalismo appunto si pone dei quesiti, vive questa inquietudine, è stata classe di governo fino alla Prima Guerra Mondiale, non lo è più, i liberali si devono confrontare con i partiti di massa, da una parte i cattolici che ormai superato il non expedit della Chiesa sono organizzati in un partito politico che si avvia a diventare un partito politico di massa perché si può appoggiare su una rete territoriale di consenso che è rappresentata dalle parrocchie e da tutti gli istituti che la Chiesa ha sul territorio e che è molto forte soprattutto nella classe contadina, e dall'altra con i socialisti che dalla tradizione sindacale passano a quella di partito politico, secondo un processo che già in Inghilterra era avvenuto da moltissimi anni, e diventano un secondo grande, secondo poi, insomma un grande partito di massa che abbraccia il marxismo e che si propone la creazione di una società socialista con tutte le suggestioni che arrivano dalla rivoluzione russa che sembra indicare la strada per una società socialista realizzata. È facile oggi dire che tutto questo era sbagliato, ma in quel momento si capisce che c'era un momento di grande tensione in cui si cercavano delle strade nuove. Come salvare da questa situazione il liberalismo? Questa è la risposta che cercano di darsi tutti i liberali dell'epoca, che sono profondamente convinti che bisogna salvaguardare la libertà dell'individuo, qualunque sia la soluzione che si cerca, ma devono fare i conti con delle teorie politiche, con delle convinzioni che invece ritengono che per risolvere alcuni problemi collettivi bisogna anche sacrificare in tutto o in parte le libertà individuali. E questo è il grande scontro ideologico in cui arriva il fascismo. Il fascismo è una risposta autoritaria alle paure della borghesia. Di fronte al rischio di una rivoluzione socialista che metterebbe a rischio non soltanto l'egemonia politica della classe dirigente italiana, ma anche gli assetti sociali che si erano consolidati nel paese, la borghesia, la classe media non ha esitazioni, si affida allo squadrismo fascista per eliminare dal gioco politico le forze che possono mettere anche radicalmente in discussione gli equilibri precedenti e sono disposte a perdere la propria libertà e la propria capacità di influenza pur di salvaguardare i propri interessi economici. Salvo poche eccezioni, questa è stata la ragione per la quale purtroppo anche quei liberali che erano più attendisti, che fino alla fine hanno pensato che il fascismo potesse evolversi, potesse costituzionalizzarsi, potesse in qualche modo essere una parentesi che si chiudeva rapidamente, e sono stati invece consapevoli o meno, ma sono stati complici di una trasformazione del regime molto diversa da quella che loro immaginavano.
E lì Gobetti è impietoso. Gobetti dal primo momento capisce che il fascismo non è una parentesi, che il fascismo, al contrario, purtroppo rischia di essere un movimento che lascerà la sua impronta nella storia d'Italia, proprio perché ecco il titolo felice della lezione che è stato dato, è l'autobiografia di una nazione. Certo, c'è dell'esagerazione nella definizione di Gobetti, ma Gobetti sostiene che il fascismo nasce da una tendenza degli italiani, che è un misto della loro ignoranza, della loro incapacità di conoscere i problemi, delle loro condizionamenti religiosi, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso e di qualcosa di più, che portano inevitabilmente al consenso verso un regime e un sistema che sono quanto di più illiberale è possibile immaginare. Gobetti non si limita a criticare il fascismo, fa dell'antifascismo militante, i suoi giornali, ma soprattutto l'ultimo suo giornale che si chiamava appunto Rivoluzione Liberale, continua ad uscire dopo il 22, quando comincia la stretta del regime, e viene dal 24 in poi, quando poi ci sono le leggi sulla stampa, viene continuamente sequestrato, lui stesso subisce delle violenze inaudite. C'è un famoso telegramma che poi è stato trovato negli archivi, che vale la pena di leggere, un telegramma di Mussolini al prefetto di Torino del 1926. Dunque, aspetta, devo dare, ecco qua. Del 1924, scusate. Mi si riferisce che noto Gobetti sia stato a Parigi e in Sicilia. Prego vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore di governo e fascismo. E dopo questo telegramma, naturalmente le misure nei confronti del giornale, della stessa persona di Gobetti, si intensificano, viene ripetutamente malmenato e, fra l'altro, viene picchiato in maniera probabilmente determinante poi per la morte che ne seguì 2 anni dopo, lo stesso giorno in cui scomparve Matteotti, che poi fu ritrovato morto, ucciso dai fascisti, come è ben noto. Ecco, perché questo accanimento del fascismo e, come abbiamo visto, di Mussolini in persona nei confronti di Gobetti? Perché questa intransigenza morale, che non accettava compromessi, che non cercava nessun tipo di conciliazione o di possibile adattamento, era una cosa che Mussolini non poteva tollerare, perché rappresentava un esempio che avrebbe potuto ovviamente avere una serie di conseguenze. Quindi in Gobetti noi dobbiamo anche vedere un primo inizio di una resistenza liberale al fascismo. Si è molto discusso in casa liberale se prima della caduta del fascismo, che come sappiamo avvenne per una congiura interna e non certo per un'azione
dei liberali, che oltretutto non esistevano praticamente più nel 1943, però voglio dire, la resistenza liberale, che poi si è sviluppata anche nelle forme di guerra partigiana, di cui si parla poco perché naturalmente la resistenza è stata poi identificata soprattutto con quella delle brigate comuniste, di quelle socialiste e anche di quelle cattoliche, ma di quelle liberali e monarchiche non si parla mai. Ma prima di allora, cioè nel periodo del fascismo trionfante, c'è stata una resistenza liberale? C'è stata, intorno a Benedetto Croce sicuramente c'è stata una resistenza intellettuale, una resistenza intorno ad Einaudi, ma era molto flebile. E comunque questa intransigenza, da dove c'è stata, nasce proprio con Gobetti. Gobetti fu il primo che non si illusa mai che il fascismo potesse essere qualcosa di diverso da quello poi che realmente è stato. Cosa resta quindi oggi, parlando di questo personaggio che è affascinante anche per la sua giovinezza? Quando uno muore a 25 anni resta nel ricordo come un giovane per sempre. Perché ancora oggi è un punto di riferimento importante per il liberalismo? Ma io credo per quattro ragioni. Il primo è l'attenzione alla questione sociale. Io credo che oggi non ci siano più dubbi, anche perché è stato ripreso da tantissimi pensatori liberali e anche economisti liberali, che la soluzione della questione sociale, almeno nei termini più indispensabili, è la premessa per costruire una qualsiasi società liberale. Non si può costruire una società liberale basata sulla volontà degli individui se prima gli individui non sono messi nelle condizioni anche materiali di esercitare questa loro libertà. Oggi è quasi un luogo comune, quando questa questione venne affrontata da Gobetti, non lo era affatto, e anzi il problema era rovesciato. Si pensava che le persone con maggiori possibilità economiche, che avevano una posizione sociale elevata nella società, avessero il dovere e il compito di guidare la società anche a nome di quelli che ne erano esclusi, perché per ragioni sociali, economiche, culturali, non erano in grado di decidere. Quindi questa idea invece che la classe dirigente dovesse nascere dal basso, come vedete, assomiglia molto all'eguaglianza dei punti di partenza che Luigi Einaudi pone al centro della sua filosofia politica. Il problema non è di rendere tutti uguali, perché rendere tutti uguali non solo è impossibile, ma apre la strada all'autoritarismo attraverso il collettivismo e attraverso la collettivizzazione dei mezzi di produzione. Il problema è un altro. Il problema è dare a tutti la possibilità di emergere e di diventare classe dirigente. Poi la classe dirigente sarà sempre una minoranza. Il problema è come si forma la classe dirigente. Gobetti aveva individuato nella classe operaia questa possibilità. Oggi nessuno lo pensa più, anche perché la classe operaia praticamente non ha più il ruolo, non ha più la funzione che aveva nella Torino di quell'epoca. Però non c'è dubbio che questo resta un problema, quello della possibilità di creare una classe dirigente che viene dal basso. Il secondo punto importante è quello della scuola.
perché si collega col primo, evidentemente. Se non c'è una scuola finalizzata anche alla creazione di una classe dirigente, noi non riusciremo mai a raggiungere questo obiettivo, quello che gli americani chiamano l'ascensore sociale, cioè la possibilità di salire anche partendo dal basso e di partire e di salire anche abbastanza velocemente. Ecco, questo è un punto fondamentale, perché invece dopo la Seconda Guerra Mondiale questa occasione di creare una nuova scuola che fosse adatta a una democrazia liberale non solo non fu affrontato, ma fu affrontato alla rovescia. Si pensò che la scuola non dovesse servire a creare una elite, e cioè quindi dovesse essere selettiva, ma si pensò al contrario, che dovesse essere una cosa schiacciata verso il basso e quindi fruibile anche da chi partiva da condizioni estremamente disagiate, senza mai consentire che alcuni potessero riuscire meglio di altri. Mentre invece la selezione è un processo fondamentale per creare una classe dirigente. Il problema è come arrivare alla selezione. La selezione non deve essere una selezione di classe, deve essere una selezione a cui tutti possano accedere, ma dove i migliori devono poter emergere. E questa è stata una contrapposizione tra liberali e soprattutto certe concezioni scolastiche e formative che venivano dal mondo cattolico e che si sono sposate e unite con quelle che venivano da alcune parti della sinistra. Dico da alcune parti della sinistra perché, faccio una parentesi, per esempio Togliatti in alcuni dei suoi scritti, e con Cetto Marchesi che era un grande intellettuale che era comunista, hanno sempre sostenuto il contrario, hanno sempre sostenuto che la scuola dovesse essere severa e selettiva nell'interesse del proletariato, perché altrimenti non si sarebbe mai creata appunto una nuova classe dirigente. Il terzo punto che mi pare sia rimasto di Gobetti è l'idea dei partiti di massa. Cioè Gobetti si rende conto che la politica è cambiata e che questa pretesa di una classe sociale, della borghesia, di governare il paese anche a nome e per conto di una popolazione che non aveva i presupposti culturali per farlo, era ormai finita. Perché con i partiti di massa quello che contava diventava l'organizzazione sul territorio di quelle stesse masse che fino a quel momento erano state, attraverso i processi clientelari, attraverso mille strumenti anche non sempre limpidi, come quelli che usava Giolitti e che tanto erano criticati da Salvemini, vedete come poi si collega il discorso con Gobetti, ecco, tutto questo era finito per sempre. I liberali dovevano fare i conti con una realtà anche di organizzazione politica diversa, dove evidentemente chi aveva già un'organizzazione strutturata sul territorio era in vantaggio. E quindi lo erano i cattolici, perché ereditavano la struttura territoriale che aveva nei secoli creato la Chiesa su tutto il territorio, lo erano i socialisti e poi i comunisti, perché attraverso i sindacati avevano l'altra grande struttura socialmente definita sul territorio, che era fatta soprattutto dalle fabbriche, dal lavoro, dai lavoratori e quindi dai sindacati. I liberali dovevano fare i conti con questa realtà e quindi cambiare radicalmente il loro modo di fare politica, di creare alleanze. Dovevano essere il sale della crescita del paese.
Naturalmente Gobetti vedeva una società che era appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale, però aveva individuato dopo la fine del fascismo, che lui riteneva ineluttabile prima o poi, la necessità che i liberali fossero in grado di riprendere in mano il rilancio della democrazia liberale nel paese e fare in modo che venisse finalmente realizzato il sogno del risorgimento. Ecco, il risorgimento completato. Badate che questo discorso del risorgimento incompiuto è, ce lo ritroviamo paro paro con la resistenza. Non a caso la resistenza da molti viene definita il secondo risorgimento, perché la resistenza, almeno nelle intenzioni di chi non era comunista, era quella che attraverso la resistenza, attraverso la guerra partigiana, attraverso si creassero le condizioni per completare quel disegno di unità nazionale che il primo risorgimento non era riuscito a portare a termine. Quindi vedete che anche questo viene da lontano e viene proprio da Gobetti. E infine, ultimo punto, l'antifascismo. L'antifascismo è tornato di moda in questo periodo, tutti diventato bruciare confuso sull'antifascismo, in cui si dice che siano fascisti tutti quelli che non la pensano come quelli che lanciano l'accusa. Niente di più ridicolo. Il fascismo è una cosa precisa, è una mentalità, è un metodo, è un non riconoscimento sistematico delle ragioni altrui, è una giustificazione della prepotenza anche fisica per imporre le proprie idee. Non è fascista tutto ciò che non piace alla sinistra o a chi si dice antifascista. Antifascismo non è chi ha combattuto la resistenza, perché nella resistenza c'è stata una componente che è stata quella comunista, che era metodologicamente fascista, combatteva i fascisti dell'epoca, ma si proponeva l'instaurazione di un regime politico che dal punto di vista metodologico era uguale al fascismo, la stessa intolleranza, la stessa repressione di coloro che dissentivano da chi riteneva di avere il possesso della verità e così via dicendo. Gobetti aveva capito questo e quando dice che è l'autobiografia della nazione intende dire questo: il popolo italiano non è stato abituato ad essere tollerante nei confronti di chi non la pensa come lui, di essere aperto alle novità, di non essere chiuso nelle proprie certezze. E perché questo è il fascismo. E quindi per questo l'antifascismo è un fatto concettuale che va molto oltre il fatto da che parte stavi, cosa hai fatto. Non c'entra, è un metodo, è una mentalità, è una mentalità. E per questo Gobetti era preoccupato che in realtà fosse la mentalità degli italiani, medi naturalmente. Oggi noi possiamo dire tranquillamente che forse Gobetti ha esagerato e ha ecceduto in questa visione. E però ogni tanto ce la ritroviamo tra i piedi. Infine, Gobetti fu un uomo d'azione. Non si pensa mai a Gobetti, l'ha detto anche Sarofreni, ha aperto questa riunione. Fu un politico, aveva rapporti con tutti gli uomini politici dell'epoca,
naturalmente che fossero più o meno insomma vicini alle sue posizioni, ma era un uomo curioso, come deve essere curioso un liberale. Quindi studiava a fondo anche le dottrine che doveva andare a contestare, il marxismo per esempio, che lui studia profondamente, quindi ha dei rapporti con Gramsci, con una serie di intellettuali vicini a questo mondo socialista che cresceva. Fu un intellettuale, non soltanto politico. Lui fonda una rivista, il Baretti, che è una rivista che accoglie quanto di più nuovo ci può essere tra poeti, scrittori, letterati. Cioè apre anche una finestra a quegli aspetti della società che non sono solo puramente e strettamente politici. Anche in questo, avendo una visione di apertura straordinaria, parliamo sempre di un ragazzo di 25 anni. Io ogni volta poi ritorno su questo punto, perché sarebbe normale in un uomo che avesse percorso un lungo periodo di vita, ma qui parliamo di un ragazzo di 25 anni e fu anche un editore. A un certo punto, con quattro soldi che gli prestano una piccola banca locale, mette su una casa editrice, un pieno periodo fascista, quindi con tutte le conseguenze, gliela chiudevano continuamente, gli sequestravano i libri, e però lui arriva a pubblicare alcune traduzioni di importanti classici del liberalismo, come per esempio John Saltzman, Stuart Mill, pubblica Einaudi, le prime cose di Einaudi, pubblica le poesie di Montale, pubblica gli scritti di Matteotti prima che venisse ucciso. Ecco, un uomo anche da questo punto di vista poliforme. Quando viene costretto all'esilio e parte per Parigi, è già minato nella salute e spera di continuare a condurre la sua battaglia non come un esule, ma come qualcuno che potesse ancora produrre delle attività. Era un organizzatore straordinario. Io chiudo questa mia confusa un po' lezione con una lettera che lui scrisse a Giustino Fortunato nel 1926, poco prima di morire. E lui dice: a Parigi vorrei fare un'opera di cultura nel senso del liberalismo europeo e della democrazia moderna. Un'opera di cultura. Ecco, questo si poteva fare in attesa che la storia decidesse quanto sarebbe durato il fascismo che lui, come Benedetto Croce, riteneva una parentesi della storia destinata poi inevitabilmente a infrangersi contro le sue stesse contraddizioni concettuali. Ecco, io direi che a questo punto, se il moderatore è d'accordo, passiamo un po' alle domande, alle osservazioni. Sono d'accordo. Allora, come sempre, chi vuole fare una domanda può fare due cose. La prima è quella di alzare la mano virtualmente e la seconda è quella di scriverla in chat, così che si possa... Okay. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ecco qua, Trabalza, Leonardo e poi Marco Francescon. Prima Trabalza. Buonasera. Allora, intanto vorrei ringraziarla per questa lezione perché diciamo, ha risvegliato in me due grandi passioni e proprio su queste due grandi passioni che ho vorrei fare due domande. La prima è Pasolini. Diciamo che ho sempre apprezzato Pasolini, nonostante non ne condivida le istanze, perché ridurre Pasolini al semplice ambito politico credo sia abbastanza riduttivo. E appunto per questo un collegamento con Gobetti mi è venuto in mente riguardo il fascismo.
Se per Gobetti, diciamo, era appunto una autobiografia dell'Italia, quindi di questa Italia arretrata, di questa Italia borghese, diciamo che non ce l'ha fatta, e anche un po' cortigiana, mentre Pasolini identifica il fascismo come, diciamo, la società dei consumi, quindi quasi una antibiografia degli italiani, prendendo a prestito un libro di Giordano Bruno Guerri. Quindi volevo chiederle se secondo lei queste due concezioni del fascismo siano totalmente antitetiche e inconciliabili, oppure possano concorrere, diciamo, a spiegare in un certo senso l'eziologia del fascismo italiano. L'altra domanda invece riguarda il liceo classico. Mi trovo spesso a discutere con alcuni miei amici liberali che sostengono che il liceo classico sia, diciamo, una fucina di socialismo, no? Un'eredità fascista che è stata conquistata dal collettivismo, che è anche un po', se vogliamo, uno specchio dell'Italia, cioè un paese corporativista e insieme sindacalista, una cosa molto particolare. Ecco, io ero gobettiano senza saperlo, nel senso che ho sempre difeso il liceo classico perché ho visto la figura del maestro come quasi Socrate, no? L'ostetrica di Socrate, che in modo maieutico cerca di estrarre ciò che già è presente nello studente. Quindi, quindi vorrei, diciamo, un suo parere su questo e magari se cosa potrebbe pensare Gobetti del liceo classico al giorno d'oggi. Grazie. Rispondo mano a mano o rispondo a... No, rispondi mano a mano. Allora, ma io credo che mi è piaciuto questo accostamento con Pasolini, perché ci sono molti elementi comuni. C'è una radicale differenza, perché Pasolini non era un liberale, ma non lo era proprio strutturalmente, ma c'è la grande sensibilità nei confronti delle condizioni sociali. Questa cosa li accomuna. Io credo che Gobetti, se fosse vissuto, avrebbe avuto molta simpatia per un personaggio come Pasolini. Lo avrebbe ospitato, ci si sarebbe confrontato per due ragioni. La prima è questa sensibilità sociale che indiscutibilmente Pasolini aveva. Poi su Pasolini andrebbe fatto tutto un discorso, perché Pasolini è un personaggio complesso, giustamente non può essere ridotto soltanto alla politica, anzi forse l'aspetto politico è quello, non è l'aspetto più importante. Però c'è questa idea di fondo di una nuova classe dirigente che deve partire dal basso. Soltanto che il partire dal basso di Pasolini si ricollega a un proletariato, a un sottoproletariato, che è cosa diversa dalla classe operaia di Gobetti. La classe operaia si può candidare al governo del paese proprio perché è classe operaia, cioè è una classe in vicina prossimità con la borghesia produttiva, e quindi in grado di prenderne il posto. Pasolini aveva un'altra visione, era ossessionato dal fatto che il consumismo avrebbe distrutto quelli che erano i caratteri più identitari del proletariato, e quindi era genericamente un anticonsumista, contro, cioè certamente il suo giudizio sulla borghesia accomunava a Gobetti, ma insomma le similitudini secondo me si fermavano sostanzialmente lì. L'idea che il fascismo fosse una carta d'identità che rispecchiava il paese era condivisa da Pasolini, ma Pasolini non limitava alla borghesia. Il fascismo per Pasolini era sostanzialmente la borghesia, e soprattutto poi il si esprimeva nel consumismo. Però ecco, ci sta, come si suol dire, i due personaggi anche per il ruolo che hanno svolto nella società. Quando Pasolini scrive gli scritti corsari, sono delle denunce politiche contro la corruzione della classe politica, contro lo svilimento di certi principi morali che Gobetti avrebbe
sostanzialmente condiviso. Per quanto riguarda, scusate, ma se no non sento Enrico Morbelli, chiude il microfono. Enrico chiudi il microfono. Per quanto riguarda invece, scusate, per quanto riguarda invece il liceo classico, qui c'è un grosso. Il liceo classico, come fucina di classe dirigente del paese, nasce, per la verità, prima di Gentile, nasce con Benedetto Croce, quando Benedetto Croce diventa ministro della pubblica istruzione con Giolitti. E nasce su un'idea fondamentalmente umanistica, cioè l'idea che la classe dirigente di un paese non potesse che avere una formazione umanistica. Nasce quindi questo liceo classico che si distingue dal liceo scientifico e da altri processi formativi proprio per questa caratteristica che deve possedere. Questa concezione, che poi il fascismo fa sua naturalmente con Gentile, con Giovanni Gentile, non dimentichiamo che è un filosofo che proviene dal liberalismo crociano, non è che ci dobbiamo nascondere le cose. Poi, vabbè, il suo idealismo lo ha portato fino all'attualismo e poi quindi è diventato uno dei sostegni intellettuali del fascismo. Ma l'idea che il liceo classico dovesse essere il punto di formazione della classe dirigente del paese era un'idea che non era sbagliata, tra l'altro corrispondeva a quello che avveniva in altri paesi europei dove le grandi scuole di formazione erano spesso prevalentemente umanistiche, non nel mondo anglosassone dove più pragmaticamente il taglio anche economico aveva un suo peso. Oggi noi possiamo dire che questa idea non è più valida, nel senso che è valida l'idea che ci debba essere una formazione di classe dirigente, ma che la classe dirigente debba provenire per forza soltanto da una formazione umanistica, questa è una cosa che oggi è molto contestata. E l'altra cosa è il problema dell'accesso al liceo classico. Il liceo classico può essere fucina di classe dirigente, ma bisogna creare dei meccanismi di accesso che lo rendono appunto accessibile a chiunque voglia percorrere quella strada. Non so oggi, ai miei tempi non era così. Diventava anche un fatto di classe sociale e come tale quindi poco apprezzato poi naturalmente dai partiti di massa, i quali tendevano invece a non fare della scuola un processo selettivo, come ho detto, ma invece al contrario un processo di omogeneizzazione. Molto bene, adesso la parola a Marco Francescon, la parola a lei. Ecco, io anch'io ringrazio il professor Chiarenza per la magnifica lezione che ha tenuto su Piero Gobetti. Le mie sono due domande più storiche e che riguardano il contesto appunto storico e di filosofia politica in cui si inserisce l'attività di Gobetti. Beh, la prima è più che altro storica, cioè Gobetti nasce, mi pare, nel giugno del 1901, se non sbaglio. Lei ha parlato di un suo interventismo subspecie democratico. E mi chiedo, a 13 anni e mezzo, 14 anni, come fa a esprimersi un interventismo di questo? Cioè, come si espresse? Perché se io penso a quando avevo io 13 anni o 14 anni, mi vengono i brividi a pensare di poter essere non solo interventista, ma riuscire a esprimere. E quindi la mia domanda è come si espresse questo suo interventismo a livello di, non so, di articoli, di opinioni che lui ha espresso in qualche modo. La seconda domanda invece riguarda la sua posizione nei confronti, se ha mai preso posizione nei confronti di quella specie di teoria molto scettica e pessimistica sulla capacità del popolo italiano di in qualche modo autogovernarsi, che è quella dell'elitismo di Gaetano Mosca.
e di Pareto anche per certi versi, che all'epoca era già ben maturo, perché mi pare che avesse già 20 o 30 anni di maturità l'idea di Gaetano Mosca. E quindi volevo sapere, chiedere al professor Chiarenza, se per caso Piero Gobetti ha avuto la possibilità o comunque si è confrontato con questa teoria dell'elitismo. Grazie e rinnovo di nuovo i miei complimenti. Grazie a lei per queste domande così. Allora, la prima, no, non aveva 13 anni, ne aveva qualcuno di più, perché lui fu molto precoce. Lui è direttore di un primo giornale che lui fondò, Energia Nuove, nel 1918. Aveva 17 anni. Io ho letto da qualche parte, ma non ne sono sicuro perché non l'ho verificato, che fu volontario nella Prima Guerra Mondiale, nel 1918. E la vita aveva 17 anni. E non era infrequente all'epoca che ci fossero giovani già, diciamo dai 16 anni in su, che facevano politica attiva, pubblicavano giornali e riviste. Voglio dire, qui faccio una piccola puntata polemica, ma ecco, rispetto a quello che io vedo intorno a me oggi, c'era una gioventù, ma parlo di liceali, molto più impegnata di quello che non vedo oggi. Questo secondo me è un aspetto negativo della scolarizzazione di massa, perché allora si arrivava a livelli scolastici elevati soltanto se si apparteneva a un certo ceto sociale, altrimenti non ci si arrivava. Appartenere a un certo ceto sociale, parliamo di una borghesia affluente, significava avere in casa una biblioteca, avere dei genitori che bene o male appartenevano a una classe sociale elevata, cioè delle precondizioni che consentivano a chi era intelligente e chi aveva la spinta per farlo, naturalmente, a 16-17 anni già di produrre delle cose che oggi sarebbe un po' più difficile riuscire a conseguire. Naturalmente era una cosa un po' classista, oggi non è più proponibile, o perlomeno non è proponibile, nel senso che bisognerebbe cercare di allargarla a tutti. Non. Io sono sempre per l'idea che bisogna fare salire e non bisogna, per principio di uguaglianza, abbassare tutti al livello elementare. Io vorrei portare tutti al livello liceale. Ma naturalmente questo richiede un discorso molto più ampio. E la seconda domanda era Mosca Pareto. Certo, a me non risulta che ci sia stato Gobetti era un personaggio di grande curiosità e di grande conoscenze, quindi leggeva in una maniera incredibile, però sui problemi economici era forse meno attrezzato. C'è però ovviamente una convergenza, perché poi sia Mosca che Pareto sistemano, anche da un punto di vista proprio di filosofia, questo discorso dell'elite, cioè il discorso che non c'è democrazia e quindi non c'è liberalismo senza una selezione delle classi dirigenti. Per cui il vero problema sta come si arriva a formare le classi dirigenti. In questo ci sono delle pagine di Pareto che sono straordinarie. Quindi io non so se ci sia stato realmente contatto tra Gobetti e questi due grandi storici, economisti, eccetera, però c'è una convergenza sicuramente di questa consapevolezza che noi abbiamo, noi liberali, che un paese non si governa se non c'è una classe dirigente preparata a farlo, che è esattamente il contrario di quello che ci hanno spiegato anni fa 5 Stelle, con risultati
che sono sotto gli occhi di tutti. Avvocato, volevo solo intervenire per dire che a Pareto dedichiamo l'ultima lezione, la farà da Napoli Condrano Altavilla, quindi appuntamento il 3 maggio, non manchi, la teniamo d'occhio. Grazie. L'altra è che Mosca fa parte della seconda ondata, cioè quest'altr'anno, perché quelli dicono ma come 21 con 21 l'avete risolto il liberalismo nel mondo? No, ecco, ci siamo scordati, c'è stata un po' di scelta anche da parte di chi doveva occuparsi della cosa, quindi Mosca è già in programma per il prossimo anno, quindi sì, segna anche questo. Terza e ultima cosa è quello che riguarda l'età. Lei ci ricorderà il libro All'Ovest niente di nuovo. All'Ovest niente di nuovo, i liceali scattano in piedi perché il professore a scuola in Germania ha detto bisogna la patria, eccetera, e questi uno, due, si vanno tutti quanti ad arruolare. Stavano a scuola, non avevano finito la scuola. Quindi, cioè, erano ragazzini, d'altra parte, non nella mia famiglia, ma nella famiglia che abitava di fronte a noi, a Orsara Bormida, c'era o Sciubarone, il barone Bebe De Marese, che era andato volontario a 14 anni e ci ha rimesso un braccio. Ecco, questo, per dire, questo è indubbio, anche in occasione della Seconda Guerra Mondiale ci furono situazioni di questo genere qui. Ragazzi di Birigobbi, ecco. Esatto, ma quello che io avevo inteso precedentemente era che lui fosse interventista durante il periodo in cui si facevano le discussioni sull'intervento in guerra. Quindi fu un interventista. Non è andato a intervento già fatto, insomma. Ecco. No, lui arriva a questo attraverso Salvemini. Ah, ecco. Perché lui era un grande ammiratore di Salvemini e Salvemini aveva cominciato a sviluppare quest'idea dell'interventismo democratico proprio prima che l'Italia entrasse in guerra, quindi nel 14 sostanzialmente. Quindi ex post si ricollega, diciamo. Grazie ancora. Ok, abbiamo altre due domande più tre in chat. La parola a Davide Battisti. Innanzitutto ringrazio il professore per l'intervento e io avrei due domande in merito alla figura di Gobetti, ma anche a come questo pensiero possa essere attualizzato in un certo senso. La prima riguarda la necessità, secondo Gobetti, no, di una certa forma, no? Gobetti riconosce che c'è una necessità di una forma di organizzazione territoriale dei partiti. E quindi io mi chiedevo, noi abbiamo visto come il professore ricordava che da una parte c'erano i sindacati che facevano in un certo senso da bacino per i partiti di massa di sinistra, dall'altra parte il radicamento secolare della Chiesa Cattolica faceva da bacino comunque da sponda per il Partito Popolare in un certo senso, e quindi mi chiedevo quale forma potrebbe avere invece un radicamento anche nell'attualità per una proposta di politica liberale. E in secondo luogo volevo chiedere una cosa riguardante la definizione di fascismo, no? La quale per Gobetti è in un certo senso metodologica, no? Un metodo connaturato alla cultura italiana, e a questo proposito mi chiedevo se tale definizione non potesse affiancarsi in un certo senso a quella che poi darà eco quando lui definisce il fascismo eterno. Queste sono le due suggestioni. Ringrazio ancora il professore. Allora, ma se fate domande così difficili, poi mi mettete in difficoltà. del discorso del rapporto tra i liberali e i partiti di massa si discute da quando io avevo i calzoni corti, perché c'è sempre stata l'idea che il Partito Liberale, per adeguarsi a questa nuova realtà, dovesse a sua volta diventare un partito. Croce, malgrado fosse diventato poi primo presidente del Partito Liberale quando fu costituito dopo la guerra, però in realtà non era molto convinto di questa idea. Lui parla del prepartito.
Cioè lui vede il liberalismo come un presupposto, non come un'azione concreta sul territorio, eccetera. In questo, avvicinandosi molto alla concezione di partito di Pannella. Pannella, anche lui, vede, fonda il Partito Radicale, però il Partito Radicale non è un partito tradizionale radicato sul territorio, tant'è che è possibile avere una doppia tessera, quella del Partito Radicale e quella di un altro partito. È un presupposto, cioè è un prepartito di quelli che sul problema dei diritti, che era il punto centrale della concezione di Pannella, sono d'accordo nella difesa dei diritti e nella ricerca di nuovi diritti. Questo poi, lui diceva, lo si può fare in tutti i partiti, tutti no ovviamente, ma insomma in un largo arco di partiti tradizionali che invece hanno il loro radicamento sul territorio. Era il principio della disseminazione. Io credo, ma questo è un mio parere personale, è inutile dirle perché vedo che lei conosce abbastanza bene la storia, quindi che poi il Partito Liberale ha preso la strada con Malagodi, soprattutto con la segreteria di Malagodi, prende decisamente la strada di creare un partito politico. Su Malagodi non bisogna avere equivoci, Malagodi era un intellettuale ed era un intellettuale anche di altissimo livello. Malagodi era però convinto, io lo dico anche per testimonianza personale perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e di discutere più volte con lui, Malagodi era convinto che in una realtà come quella italiana ci fosse bisogno di un partito liberale che avesse delle connotazioni di conservatorismo democratico e che fosse il partito in cui si potevano riconoscere i ceti produttivi del paese, che erano naturalmente minoritari, ma che comunque dovevano rappresentare la base per spostare il paese da una concezione collettivistica e dirigistica come era quella prevalente nel mondo cattolico oltre che nel mondo socialista verso un modello di società come quello inglese che era poi quello che aveva in mente sostanzialmente Malagodi. Sappiamo tutti purtroppo come è andata a finire, il tentativo era riuscito a metà ma non è mai andato a conclusione positiva e vabbè. Quindi ecco, il problema c'è sempre stato. Io ritengo, sulla base anche dell'esperienza che ho fatto, che oggi un grande spazio per un partito liberale non ci sia nei termini di un partito tradizionale. Io credo che bisogna ritornare all'idea del prepartito, del movimento, di qualcosa che sia orizzontale e non verticale. E io credo anche che i nuovi strumenti di comunicazione che esistono, internet piuttosto che i social, eccetera, possano essere uno strumento molto adatto per realizzare un circuito di questo tipo, proprio una rete, come si dice in termini moderni. Però è un mio parere personale. Grazie. E riguardo, scusi, beh, innanzitutto sono molto d'accordo con lei su questo e anche per una conoscenza, esperienza aneddotica dei circoli appunto sui social, eccetera, credo che si stia andando in questa direzione. Bene. Le ricordo la seconda domanda, quella sul rapporto tra la definizione di fascismo metodologico e la definizione di fascismo eterno di Eco. Di Umberto Eco. Sì, ma io credo che Umberto Eco fosse molto vicino alla concezione di Gobetti, cioè Eco che era poi sostanzialmente un sociologo, un uomo molto attento ovviamente ai problemi di evoluzione della società, vedeva nel cambiamento dell'Italia, che è stato colossale, perché insomma l'Italia di oggi, ma anche quella degli anni 50, non era riconoscibile rispetto a quella che avevamo ereditato da prima, dei cambiamenti che erano puramente apparenti, cioè più ricchezza, più soldi, più possibilità, più capacità,
ma non un cambiamento reale di mentalità. Non questo senso di responsabilità individuale, di civismo, di assunzione delle proprie responsabilità che fa appunto una società liberale, su cui noi perlomeno nella nostra concezione. E quindi Eco sostanzialmente riconosceva il principio che fascismo era un fatto metodologico, che gli italiani hanno nel loro DNA. Ora, questa storia del DNA degli italiani a me mi ha sempre lasciato un po' perplesso, però certo ce ne sarebbero tutte le ragioni per giustificarlo, ma insomma io non credo che sia così. Insomma, però Eco era su questa linea. Grazie. Bene, adesso la parola a Filippo Feliziani. Salve, anch'io ovviamente mi accodo con i ringraziamenti al professore per la lezione di oggi. E appunto sul punto volevo chiederle, si è parlato di un Gobetti critico nei confronti della borghesia perché ha tradito la funzione storica che gli era stata assegnata e quindi si può parlare di un Gobetti idealista. Ma allo stesso tempo però Gobetti... diciamo, nel manifesto Rivoluzione Liberale parla di inverare le formule empirico-individualiste del liberismo classico. Secondo lei, anche se Gobetti è precedente al dibattito Croce-Einaudi, può essere inteso come sintesi di quella dialettica, di quel dibattito? Bella domanda. Le do una risposta, secondo me, Gobetti, per come l'abbiamo conosciuto e quindi fino a quando è morto, in una polemica come quella che è sorta negli anni tra Croce ed Einaudi, si sarebbe schierato senza problemi con Croce. Però, e qui bisognerebbe poi spiegare la polemica Croce-Einaudi, non è il caso, tra l'altro ne abbiamo parlato abbondantemente nella lezione precedente con il professor Irti, che in materia è uno specialista, avendo scritto un saggio dedicato proprio alla contrapposizione tra Croce e Einaudi. Però sottolineo, a 25 anni, Gobetti è stata una grande perdita per il pensiero liberale, perché un personaggio che già a quell'età aveva dato dei contributi così importanti e degli stimoli così forti per il dibattito politico, non sappiamo che cosa, come si sarebbe voluto e che cosa ci avrebbe dato se avesse avuto la possibilità di sviluppare fino in fondo il suo cammino. Lo dico perché naturalmente non si può giudicare un pensatore, uno scrittore a 25 anni. Con Gobetti siamo costretti a farlo perché non è andato oltre. Ma nel pensiero di Gobetti e nelle cose che ha scritto ci sono tante contraddizioni, ma ci mancherebbe altro che non ci fossero. Dovremmo pretendere da un ragazzo di 25 anni una coerenza che ovviamente non è nemmeno da pretendere da persone che sono molto ma molto più maturate di lui. Grazie. Adesso direi di leggere le domande che sono arrivate in chat. La prima è di Gianluca Sanchirico, il quale scrive, sempre con riferimento all'istruzione, crede che oggi come oggi l'Italia sia sprovvista di luoghi all'interno dei quali la classe dirigente si possa formare? Mi riferisco ai vecchi partiti di massa, i sindacati, le grandi imprese, eccetera. Allora, no, ci sono questi luoghi. Il problema è che sono... Ci sono e ne abbiamo la dimostrazione. Per esempio, in altri paesi, io penso all'ENA in Francia, penso alla, insomma, ci sono tante scuole, ma ci sono anche da noi e soprattutto ci sono delle istituzioni che hanno fornito
dal paese una classe dirigente nei momenti di emergenza. Il primo esempio che mi viene in mente è la Banca d'Italia. Nei momenti di emergenza della Seconda Repubblica, la Banca d'Italia è quella che ha garantito il governo del paese in un momento in cui i partiti tradizionali e i normali strumenti della dialettica politica si sono dimostrati incapaci di farlo, e mi riferisco a Ciampi, mi riferisco anche a Monti, perché Monti viene dalla Bocconi, ma anche lui ha dei rapporti stretti con il mondo dell'economia, delle banche, dell'università, che sono proprio di alcune università, che sono proprio state tradizionalmente, come dire, fornitrici di classe dirigente. La domanda cita anche i sindacati. Sicuramente i sindacati nel loro periodo di splendore, non è quello di oggi, sono stati in grado di fornire una classe dirigente appropriata, naturalmente alla sinistra, perché ovviamente i sindacati, per la loro origine operaia e proletaria, è quello il loro punto di riferimento. Così come le trade unions in Inghilterra forniscono al Partito Laburista. E quindi i partiti, sì, quando... Allora, nella Prima Repubblica i partiti che hanno delle responsabilità gravissime di malgoverno, voglio essere chiaro, perché non voglio passare per un difensore della Prima Repubblica che ho sempre considerato una sciagura, però... erano in grado di svolgere una formazione di classe dirigente al loro interno che ha dato dei risultati assolutamente positivi, comunque non comparabili a quello che è successo con la decadenza dei partiti nella seconda Repubblica. Vede, qui concludo. La Prima Repubblica garantiva un curriculum, cursus honorum lo chiamavano gli antichi, cioè si faceva politica cominciando dalle esperienze di governo dal basso e poi mano a mano dai consigli comunali si passava alle province, si passava alle regioni, si passava al Parlamento, si passava al governo. Sì, il sistema politico era innervato da esperienze politiche di governo che bene o male garantivano una certa competenza poi nei processi decisionali. Questo è sparito con la Seconda Repubblica, che non a caso ha visto per esempio emergere un personaggio come Silvio Berlusconi, il quale è uno che non è mai stato in vita sua nemmeno consigliere comunale di un piccolo paese di provincia, e questo poi ha delle conseguenze negative sulla capacità di governo quando si hanno responsabilità di grande rilievo. Bene, adesso ti leggerei la domanda di Emanuele Silvestri, che chiede: professore, vede differenze tra la borghesia di allora, secondo come la vedeva Gobetti, e quella dell'Italia attuale, oppure siamo rimasti al punto di partenza? Grazie per la bellissima lezione. Scusa Saro, me la ripeti un attimo, la prima parte non l'ho sentita bene. Allora ti chiede questo: vede differenze tra la borghesia di allora, secondo come la vedeva Gobetti, e quella dell'Italia attuale, oppure siamo rimasti al punto di partenza? E ti ringrazio per la lezione. No, non siamo al punto di partenza, perché la borghesia non c'è più. Quella borghesia, come la intendeva Gobetti, era una classe sociale che si era formata attraverso delle stratificazioni generazionali, partiva da lontano, partiva dal Risorgimento, aveva fatto il Risorgimento, e questa era la ragione per cui Gobetti diceva che aveva tradito il suo mandato, perché dopo aver rifatto l'Italia, Gobetti apre una parentesi perché è illuminante. Gobetti era un cavuriano,
lui, i due personaggi che, di cui lui nei suoi studi sul Risorgimento parla bene e ne trova tutti gli aspetti positivi, sono Cavour e Cattaneo, per ragioni diverse. Cavour per quella sua capacità poi empirica di realizzare le cose, di sapere cogliere le occasioni e di saperle tradurre in un risultato. Cometti era molto attento a questo aspetto della politica, la capacità di realizzazione. Lui non era un teorico o soltanto un teorico. E l'altro era Cattaneo, perché Cometti si era convinto che il processo unitario dopo la morte di Cavour, con questo diciamo reductio ad unum, la centralizzazione del paese, dell'amministrazione in tutti i suoi aspetti, sia stato un errore e che aveva ragione Cattaneo, che bisognava in una realtà complessa come quella del nostro paese procedere invece su una strada più, oggi diremmo, federale, cioè che lasciasse molte autonomie locali molto spazio. E mentre invece non era mazziniano, ecco, perché di Mazzini lui dice grande idealista, ma insomma è uno che se si fosse lasciato al fare a lui, insomma il Risorgimento non l'avremmo mai fatto. Ecco, dietro queste valutazioni che va mano a mano maturando Cometti, c'è tutta questa idea di una borghesia che bene o male aveva costruito il paese con il Risorgimento e poi però non era stata in grado di completare il processo di liberalizzazione. Questa borghesia c'è ancora allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, spinge l'Italia a fare la Prima Guerra Mondiale, c'è ancora quando c'è il fascismo, spinge l'Italia nelle braccia del fascismo, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale io stenterei a trovare una classe sociale che sia identificabile con la borghesia di allora. C'è un ceto medio indistinto, spesso senza nessuna base, senza tradizioni generazionali, senza una base culturale riconoscibile. Insomma, io forse sbaglierò, ma anche i testi di sociologia più recenti che ho letto mi confermano in questa idea che oggi di borghesia, almeno nei termini in cui se ne parlava allora, non se ne può parlare. Grazie professore, grazie. Adesso ti leggo la domanda di Carlo Alberto Caglieri, che scrive: una domanda meno accademica ma da tifoso, tra virgolette. Tra poco meno di 4 anni ricorrerà il centenario della scomparsa di Piero Cometti. Chi si occuperà delle celebrazioni? Lo Stato se ne ricorderà? Mi sto preoccupando troppo presto? Qualcuno se ne occuperà certamente, soprattutto se ci sarà lo Stato che finanzierà queste celebrazioni. Io ho qualche dubbio che ci sia molto interesse in proposito, però mi auguro che, ecco, questa è una funzione che i liberali che sono sparsi ovunque e che hanno costituito anche dei movimenti, dei piccoli partiti, delle associazioni, se ne ricordino e premano sulla pubblica amministrazione perché il suo ricordo venga adeguatamente rispettato, se non altro per essere stato un antifascista nel momento in cui essere antifascisti significava appunto correre il rischio di morire come è avvenuto a lui. Posso fare un controcanto? Il controcanto è dedicato al nostro amico che ha detto: se ne ricorderà lo Stato. Speriamo di no. Perché hai ragione, hai ragione. Siamo liberali e la nostra cosa è: speriamo di no.
E vi voglio citare una cosa per la quale fra esattamente una settimana potremo anche riparlare con Pier Franco Quaglieni, che è il presidente del Centro Pannunzio di Torino, che è stato vittima o protagonista di una bagarre tra due gruppi di pannunziani italiani, ognuno dei quali voleva avere la bandiera del primo della classe e guidare la marcia per il centenario appunto di Mario Pannunzio. Hanno talmente litigato che non sono riusciti a mettersi d'accordo, ma insomma alla fine Quaglieni ha mandato una lettera al ministero dicendo: ne possiamo benissimo fare a meno, ormai le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte tutte, nel senso che c'è stato un fiorire di strade intitolate a Mario Pannunzio, è stato fatto il francobollo, sono stati scritti libri, sono stati fatti convegni, il tutto alla fine senza che lo Stato tirasse fuori una lira. Ora, da vecchio liberale quale sono io, non vi parlo di quanto è vecchio il liberale di Arenza, noi il nostro sogno è che di Pannunzio di Gobetti si faccia ancora di più, ma senza far cacciare una lira allo Stato. Cioè, noi siamo perché c'è una cosina proprio piccola, che tra l'altro l'ho citato prima, farà l'ultima lezione Gianmarco Pondrano Altavilla di Napoli, è un docente di Napoli, scoprì 3 anni fa, che a Montecitorio non c'era il busto di Einaudi. Non c'erano tutti i presidenti, meno quello di Einaudi. E allora organizziamo addirittura al circolo Gagliese, abbiamo fatto una risottata il cui pagamento è andato a vantaggio di, insomma, conclusione. Lui sosteneva che dovevamo noi come cittadini, come inaudiani, fare la colletta e fare la statua, cosa che si è puntualmente verificata, cioè volendo possiamo mettere anche un coperchio sopra il Colosseo, però bisogna farlo noi, non con i soldi dello Stato. Basta lo Stato per noi liberale, la frase, quella solita, è: si deve tagliare le unghie. Ecco, se lo Stato non avesse unghie, anzi, se non avesse proprio le mani, che di solito ci caccia in tasca con le tasse, sarebbe veramente un paese felice il nostro. Quindi, per quanto riguarda, limitiamoci a Gobetti, bene, ci inventeremo qualche cosa, buono a sapersi che fra 2 anni, perché poi dopo passano, uno si distrae un attimo e non si accorge neanche che siamo già arrivati al centenario dei nati, ma c'è un altro centenario. L'altro centenario è quello proprio della fondazione di questo partito liberale di cui abbiamo parlato poc'anzi. Bene, si sta avvicinando questo centenario e ce ne occuperemo proprio noi della scuola del liberalismo, anzi, dato che vi daremo appuntamenti, non vi diciamo ancora niente di particolare perché ancora in fieri, ma insomma sarete convocati a domicilio, e dato che non è che ci vogliamo andare in una città che non è lontanissima da Conegliano Veneto, visto che c'era l'avvocato di Conegliano, ma possono venire tutti. Da Conegliano noi gradiremmo che l'avvocato arrivasse con un'autobotte piena di prosecco, e quindi potremmo brindare al futuro dell'Italia liberale. Grazie, arrivederci. Sarà fatto. Bravo Francescone, ecco. Vabbè, ma basta una damigiana, non è che... Io la faccio alla grande. Tra le altre cose, io ho un rustico a Corbanese, sono gli unici 4 ettari di bosco, di terreno, che non sono adibiti diciamo coltivati a vigneto nella zona d'OCG, e quindi c'è però da dire una cosa: che i coneglianesi, patria del prosecco, non lo bevono molto il prosecco, eh? Questo non è un buon segno, lo dico. io abito di fronte alla Cappenemme al Volte, che è qua di fronte alla mia strada, ma ecco, ci siamo capiti. Va bene, no, però vi siete inventati una cosa che ormai ha sfondato su tutti i mercati. Insomma, la cosa più divertente è che gli sloveni o i croati, non mi ricordo adesso, vantino il fatto che Prosek, ecco, il grande merito del nostro presidente Zaia, questo sicuramente. Onore al merito. Va bene, grazie. Signori, ci abbiamo ancora, Saro, altre domande?
No, mi sembra proprio di no. E allora io ci benedici. Ringrazio tutti e vi do appuntamento alla prossima lezione. Bene, ci vediamo allora martedì prossimo. No, venerdì. Benvenuti a tutti. Arrivederci. Grazie.